Allora, Mister Longo, un commento su questa partita. Peccato, insomma, quell'1-2 micidiale verso la fine del match vi ha un po' condizionato, è stato molto pesante, no? Sì, stiamo qua a giudicare secondo me una partita dove una partita che fosse finita secondo me 0-0. Tra le due squadre le occasioni più grosse le avevamo avute noi, anche se la Juventus nel secondo tempo stava sviluppando sicuramente più gioco di noi, però senza impensierirci più di tanto. Andiamo a pagare due errori, secondo me, individuali, perché la palla di Gomis, secondo me, deve respingere lateralmente, invece l'ha lasciata lì. E l'ingenuità di Nico che non ha saputo temporeggiare in una situazione che ha dell'assurdo, però purtroppo i ragazzi sono giovani e devono fare tesoro di questi errori e cercare di non ripeterli poi più avanti. E andiamo comunque adesso a leccarci le ferite, preparando Novara e cercando di andare a Vinovo a fare un'impresa dove non abbiamo più niente da perdere. Andiamo lì, ce la giochiamo, vediamo cosa succede. Insomma, peccato per quel palo di Ghiasi che sullo 0-0 forse poteva cambiare la partita, no? Nel secondo tempo. Sì, sicuramente il palo di Giasi poteva essere un'opportunità, l'occasione stessa di Giasi sul primo palo, la parata di Citti sul colpo di testa di Coccolo dove se l'è ritrovata comunque ravvicinata, anche l'ultima situazione di Barbosa. Diciamo che le occasioni vere, forse ai punti avremmo sicuramente meritato qualcosa in più, però siccome i punti nel calcio non si vince, hanno vinto 2-0 loro. Accettiamo la sconfitta e guardiamo avanti, assolutamente. Grazie mille, mister. Grazie a voi.